Buonasera Border Knights, torniamo a parlare di viaggi, è un tema che abbiamo affrontato spesso in questa stagione che ormai si sta concludendo e troviamo questa sera un libro e soprattutto il racconto, il libro è di Francesco Tessarolo, Vada come vada, viaggio per l'Italia nell'anno dell'epidemia, un libro che racconta un vero e proprio... Giro d'Italia, che è partito il 10 luglio e terminato il 30 di settembre, adesso ci racconterà Francesco come è avvenuto, saluto Francesco Tessagolo. ciao, grazie di essere qui con noi. Buonasera a tutti, ciao Fabio e grazie perché sei uno dei pochi anche che ha detto bene il mio cognome, quindi ah, ottimo. Ecco. mi stai già simpatico. Yeah. Una pura casualità <ride> perché solitamente a sbaglio tutti gli accenti. Quindi. Allora, educatore, eh, poi tu collabori con web TV locali e indipendenti, videomaker, autodidatta, creatore di contenuti su YouTube, collabori con me più. Salutiamo Eugenio Micco, gli Ground Zero Channel. Allora, raccontaci un po' eh, come è nata l'idea di questo viaggio e, e in che modo è avvenuto questo viaggio. Ma guarda Fabio, allora semplicemente è nato tutto, ovviamente nel corso del 2020 perché è stato un anno veramente incredibile, uh, terribile, ma meraviglioso allo stesso tempo. Uh, io ho iniziato il 2020, che cioè, non dico che ero tutt'altra persona, mh, non ero tutt'altra persona, però andavo in una direzione completamente diversa ero ehm, diciamo eh, molto attivo nel campo dell'educazione quindi eh, facevo tantissime lavori con vari tipi di eh, disagi sociali in particolare bambini e ragazzini e la mia idea era eh, di tornare il grande progetto 2020 era di tornare in madagascar per continuare quello che avevo iniziato l'anno prima nel 2019. Io ho adottato una, una, una figlia laggiù e poi ovviamente ehm, è successo o ha cominciato a succedere eh, tutto quello che noi sappiamo, no? De, in cui ormai da mesi ci, ci lamentiamo e in qualche modo ne soffriamo. E, e niente, la mia vita, eh, come quella di tanti altri, suppongo, è stata completamente ribaltata. E, mh, è, stato, è stato tutto un crescere, è stato un, un duro colpo. Perché mi ricordo che mh, a febbraio eh, io, comunque, stavo la mia vita stava scorrendo con le cose che ho detto poc'anzi. E notavo, vedevo intorno a me tutto questa, questo panico che si stava generando e mi sembrava esagerato, e, però lì per lì non pensavo che poi, dopo due settimane, con l'inizio di marzo, ci sarebbe stato tutto quel, quel blocco, eccetera, eccetera. E arrivati a quel punto è stato, è stato, um, è stato vedere. Uh, Abbandonare completamente i progetti no, costruiti nel corso di quell'anno, ma ti dirò di più: farvi una stabilità costruita nel corso degli anni eh, che avevo fatto molta fatica a costruire, me la son vista proprio eh, spazzare via. Eh, lì per lì inizialmente eh, non, non capivo nulla. Uh, quando ci hanno chiuso ho pensato che era magari un po' più grave di quello che, che, che pensavo quindi ho detto va bene poi ho iniziato a notare determinate cose che non mi andavano molto genio e che non mi piacevano e quindi uh, mi sentivo piuttosto, piuttosto in trappole mi sentivo che c'era un abuso molto forte eh, e quindi sono tornato al pensiero dell'esagerazione è stato in quel frangente comunque che dopo diversi giorni passati sul divano a fissare il vuoto ho cominciato comunque a costruirmi una, una routine per cercare di stare bene, mantenere lo spirito alto e, e anche a andare un po' a cercare e vedere, no? All'inizio quasi in maniera morbosa, ma è vero o non è vero, ci prendo in giro oppure no? E ho conosciuto diversi, diversi, diverse persone, diversi canali con, con le quali oggi ho il piacere e l'onore anche di, di collaborare, quindi di, di questa cosa ne sono felicissimo. E proprio per questo, diciamo che in quei due mesi, cioè nel senso, da una parte eh, soffrivo mi sentivo in gabbia, dall'altra eh, nascevano cose, idee, pensieri. Um, è stata una sorta di uh, rivelazione il tutto ehm, perché l'apocalisse è anche un poi una, rivela una rivelazione ho capito determinate dinamiche e, um, e poi diciamo che nel, nelle mie giornate si faceva sempre più chiara l'idea di mh, tornare a viaggiare appena, appena possibile e e la prima idea che mi è venuta è stata quella del, uh, di, di fare un cammino, perché è una, una cosa alla quale non avevo mai pensato. E semplicemente mi è venuta perché ogni giorno andavo a camminare um, un, 20 minuti, e, oppure a correre quando non avevo più bisogno. Però il camminare, no? mi faceva sentire bene, mi dava, mi dava uh, tranquillità, chiarezza mentale, no? E, um, si trattava alla fine anche di un giro qua nelle campagne piuttosto monotono. Tuttavia nasceva dentro di me l'idea e cominciavo a dire: Ma se quando, se quando tornassimo liberi, magari io camminassi un po' di più no, del semplice giro qua attorno. E, e quindi ho cominciato a insomma, un po' a scoprire il mondo anche dell'escursionismo, dei cammini, però, ho detto: io Sento di me, dentro di me una, una voglia di vita incredibile e, e quindi io devo fare tutte quelle cose che mi va di fare eh, che ho rimandato per, per troppo tempo. E quindi sì, una di quelle era il cammino, poi eh, in generale più di tutto era scoprire l'Italia perché io, io ho sempre amato viaggiare, ma dell'Italia non avevo mai visto nulla, non ero mai stato a Roma, non ero mai stato al sud Italia, non, non avevo visto niente dell'Italia, quindi ho detto è l'anno ideale per eh, girare per l'Italia e eh, in qualche modo per affrontare una sorta di viaggio di risveglio, no? un viaggio di risveglio per quanto riguarda me, poi se riesco anche a... In qualche modo risvegliare le persone che incontro o risvegliarle loro, cioè tramite, tramite la condivisione sui social, che, che le persone che vedono, eh, insomma, questa onda comunque di positività, di voglia di vita, di voglia di tornare ad una normalità e, e scoprire il mondo e conoscere persone meravigliose e meglio ancora. E, e quindi niente. Ovviamente poi ci sono stati, vabbè, eh, quei due mesi lì, no? Eh, che sì, le idee nascevano, però non si sapeva bene perché era tutto molto incerto, la cosa continuava. Per fortuna eh, è arrivata ad, una, ad uno stop. Eh, il tornare alla vita inizialmente è stato molto duro, mi sentivo veramente smarrito e, e avevo compreso, veramente, cioè già l'avevo compreso, però avevo visto nella realtà che tutto quello che c'era prima, un po' il mondo che c'era prima, ma anche tutte le cose che circondavano la mia vita, non, non c'erano più. E, e quindi sono passato da un momento di estrema eh, rabbia, frustrazione, tristezza, delusione. Ha poi un, um, una grande energia, un grande stimolo perché eh, sempre più nascevano idee, quindi uh, sì, cioè nel senso, passai poi le successive settimane di ritorno alla vita uh, alla preparazione di, um, di questo viaggio. Quindi andavo a, ad allenarmi per il cammino. Poi dissi: ma io ho, ho sempre voluto anche fare un ritiro e non l'ho mai fatto quindi. Eh, potrei cercare un ritiro, quindi trovai questo, mh, questa, questa sorta di appunto ritiro eh, mindfulness in Toscana. E dopo arrivò l'opportunità anche di andare al sud, e quindi il viaggio si, si fece così. In men che non si dica, passai un momento di, di grande. Uh, passai dall'essere a terra completamente a vivere in un momento di grande eh, elevazione, proprio vitale, e, e a partire per questo viaggio, che, che in qualche modo è stata la mia, la mia salvezza in un periodo estremamente eh, raro e difficile che, che abbiamo affrontato. Non ti sento Fabio. Ecco, adesso dovremmo Grazie. esserci Che cosa ti porti dietro? Immagino avrai fatto degli incontri o comunque visitato dei luoghi particolari. Eh, ci vuoi raccontare magari qualcosa che più di altri luoghi, magari o più di altri personaggi, altri incontri ti ha ecco, dato quella scossa in positivo? Ma allora adesso appunto ho raccontato un po' del, eh, molto largamente di come è nato, eccetera. Poi il viaggio in pratica eh, è successo che sono partito a luglio, come dicevi tu prima, ho fatto questo, questo ritiro molto breve, e dopodiché eh, ho fatto un pezzo della via Francigena fino a Roma. Eh, dopo poi aver passato un po' di tempo a Roma che non l'avevo mai vista, sono andato in Puglia. E, però una volta arrivato in Puglia nel senso, mh, subentrò il problema il problema soldi, no? I soldi stavano finendo. E, mh, perché comunque l'Italia non è buonissimo, è bellissima, ma da viaggiare non è proprio un buon mercato. E quindi in quel momento in Puglia eh, rischiai appunto di, di terminarlo un po' così eh, l'avrei accettato perché comunque mh, ero anche dell'idea di va bene non lo finisco adesso lo finirò magari più avanti e invece poi trovai lavoro e il eh, trovare lavoro poi mi permise di eh, concluderlo arrivando fino in Sicilia e eh, sono tante le cose perché comunque ammetto di aver fatto diverse esperienze, molto diverse tra loro, molto intense e molto profonde anche. Quindi sono tanti gli incontri, eh, però appunto ecco, visto che ti dico ho potuto continuare il viaggio, eh, a questo punto lì su due piedi mi viene da... Da lodare un po' anche la cultura della Puglia perché io ero completamente uno, uno straniero lì, eh, non, nessuno mi conosceva, eppure prima mi è capitato di conoscere un signore che mi ha in qualche modo guidato, facendomi conoscere la gente del paese, eccetera, eccetera, e mi ha supportato tantissimo. E poi appunto eh, mi hanno. Che non sapevano neanche chi, chi, chi fossi, mi hanno accettato a, anche a, a, a lavorare per loro per quel periodo. E quindi um, per me è un qualcosa di incredibile perché io vengo da dalla Lombardia, che è una delle regioni più fredde, chiuse e, um, e poco solidali d'Italia. Ecco, e um, questo è stato sicuramente. Poi sul cammino ci sono stati tanti incontri molto, eh, molto diversi tra loro. Io, comunque, eh, proprio perché sono stati tanti, nel, eh, nel libro li ho, li ho scritti tutti, ho cercato di non eh, tralasciare nessuno. Eh, e non è stato neanche facile, perché di tutte queste persone ci sono anche alcune confessioni, alcune cose intime no eh, quindi non è stato neanche facile decidere un po cosa mettere cosa non mettere eh, però vabbè, nel senso questo accade quando incontri le persone durante un viaggio ci si apre in una, in una maniera differente però però sì è stato interessante vedere mh, comunque come cambia da una regione all'altra in un così piccolo paese è, è incredibile e posso dire che più vai giù e più, e più cambia e più appunto c'era anche una, un approccio diverso alla, alla situazione, no? alla situazione pandemica eccetera eccetera e questo per me è stata la cosa più, più interessante, più si andava giù e più c'era un approccio saggio eh, direi quindi Uh, un approccio che non si dimenticava della, della, delle cose belle della vita, che sono appunto stare insieme, abbracciarsi e sentirsi e, e volersi anche bene. Ecco, proprio spesso no, emerge uno spaccato anche dell'Italia, magari diverso dalla realtà, nel senso che spesso si tende magari a. A generalizzare a anche parlare male di noi stessi, no? Spesso si dice il popolo di pecoroni, no? Il gregge segue tutto quello che arriva dall'alto. Invece, mi pare di capire che assolutamente. E non lo so. Guarda, sai, nel senso, da un lato ho apprezzato anche chi uh, determinate domande non se le fatte troppo. No? nel senso io sì, mi sono fatto delle domande e sono anche andato a, a sbattere spesso la testa e in quel periodo ero eh, comunque felice di quello che stavo vivendo, delle esperienze che stavo facendo nel viaggio, però mi portavo dietro comunque quell'esperienza fresca di, di quei mesi che mi avevano molto toccato. Eh, però eh, la cosa interessante è stata vedere eh, questa sorta di via di mezzo delle persone che sono riuscite a mantenere un, uh, un equilibrio. Eh, quindi a non cadere troppo nella, nel panico generato, ma neanche troppo nella, nel, nella rabbia, magari, eh, come è successo a me, eh, per eh, insomma determinate cose che, che si sono realizzate che abbiamo realizzato che non ci sono piaciute questo sicuramente invece la, la tua dimensione interiore o spirituale se vogliamo definirla così visto anche la tipologia di, di cammino eh, il cammino appunto nel, nelle tradizioni pensiamo al cammino di santiago eh, viene intrapreso proprio in momenti particolari del, della propria esistenza e può essere quindi di grande, di grande aiuto come lo è stato per te anche per altri sì a me il cammino uh, lì per lì um, insomma è stato difficile da metab metabolizzare però poi mi ha insegnato tante cose eh, che ho potuto riportare nella vita e um, Sicura, sicuramente ecco eh, il fatto che eh, non è mai finita, cioè nel senso, eh, io ho provato tantissime emozioni eh, nelle diverse tappe, eh, molto altalenanti. Poi quando sono arrivato davanti a San Pietro non ho, non ho provato granché lì, mi chiedevo ma perché, ma chissà perché, è assurda come cosa, cioè mi sono più emozionato che arrivato prima, poco prima di arrivarci, ma lì una volta lì niente e quindi mi ha fatto capire che in realtà non è, non è, non è mai finito e infatti... Ehm, poi quello che è continuato e, e che cioè, nonostante io questo viaggio l'ho conc concluso, l'ho portato a termine, diciamo arrivando in Sicilia, tornando a Genova con la nave, però sento che non è finito, sento che comunque me lo sto portando ancora dietro e, e, che, e che grazie comunque a, a quello sicuramente al, ai giorni di ritiro cammino tantissimo eh, e poi a che sono state le esperienze iniziali principali che mi sono servita ad affrontare tutto il resto mi hanno dato quella calma eh, quella consapevolezza per affrontare poi quello che è venuto dopo no? nel senso mh, molte persone non, non si aspettavano ad, ad ottobre che Sarebbe stata una sorta di ricaduta, no, eccetera, eccetera. Io ne ero abbastanza mh, convinto. E se non avessi, se non fossi partito, ecco, e avessi deciso comunque di affidarmi totalmente alle correnti, vivere questo viaggio come veniva. Per quello che ho chiamato anche racconto, vada come vada. Io non sarei stato in grado veramente di. Affrontare una, un secondo round no? come c'è stato, che è stato fortissimo. Cioè Nel senso, non dico che sia stata una passeggiata, ho riprovato quelle sensazioni anche di rabbia e sì, si sono ripresentate, ma l'ho comunque sapute gestire. E, e tuttora sto, sto imparando, sto apprendendo da questa cosa un sacco e poi molto importante un filo conduttore di, di tutto il viaggio Fabio è eh, il momento presente perché spesso lo si dice qui e ora e tutto quello che vuoi e spesso nella mia vita l'ho tentato ma mai l'ho provato come in quel momento come in quel viaggio ma questo anche grazie al 2020, perché penso che uno degli insegnamenti più grandi del, di quell'anno e, e della, della situazione che c'è stata è che è inutile troppo fare grandi progetti, perché poi nella vita veramente va come deve andare, eh, si presentano determinate situazioni, a volte anche per cause esterne rispetto a te. E quindi semplicemente tanto vale vivere, eh, vivere il flusso, no? dire non vuol dire comunque è complicato, cioè, non vuol dire non fare non pensare minimamente al futuro, però comunque concentrarsi il più, più possibile su quello che è per te importante in quel momento, e non, non tanto dove sei partito, ma dove il il corso degli eventi ti fa scegliere di, di andare ecco anche il titolo Vada come Vada è un titolo di liberazione, sì, è un titolo. Appunto, come ti dicevo, è, um, sicuramente che si collega a questa, a questa cosa che ti ho detto. E uno due. Uh, vada come vada nel senso non cioè eh, però ho bisogno di andare e poi è anche a suo modo un po anche provocatorio no nel senso perché eh, nel senso eh, io vado poi se mi succede qualcosa se nel senso se sto male io continuo a vivere come ho sempre fatto non, non cambia la mia non mi adatto a nessuna nuova normalità né a cose eh, vado ba, e tutto il più ne riparliamo dopo e, ed è andata ed è andata è andata bene e e, ho, e quello stile di vita l'ho portato poi avanti anche per tutto l'inverno e, e fino adesso sono qua quindi nel senso non, per me l'approccio impanicato o conforme a determinate cose non ha, non ha molto senso però ognuno decide per la sua vita ognuno la sua strada sono convinto che ognuno ha il suo il suo percorso di consapevolezza ho incontrato comunque persone davvero interessanti e meravigliose che non per forza la pensavano la vivevano come me eh, però l'importante è il rispetto reciproco e e poi magari a lungo andare capirò io che ho sbagliato, che ho pensato male, oppure finalmente lo, lo capiranno loro. Sei partito da solo o in compagnia? E, con, e proprio, con quali oggetti sei partito? Con uno zaino in spalla e basta? Sì, 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 sono partito da solo perché, vabbè, di, di base... Eh, determinati viaggi vanno affrontati da solo poi vai che vai non sei mai da solo perché comunque poi se, incontri sempre qualcuno e, se sei curioso comunque le persone arrivano a te c'è interfare nel senso se sei curioso se ti butti e ne, ne conosci tantissimo quindi alla fine si alternano i momenti e eh, sì, ho messo mh, ho preparato uno zaino piuttosto pesante, solo zaino in spalla, però era piuttosto pesante perché mh, appunto era per eh, almeno un mese di viaggio e, e, e lì ammetto che ho sbagliato perché poi ne ho, ho pagato le conseguenze lungo il cammino, però, perlomeno ho imparato, ho imparato tante cose. Ecco, diciamo che bisognerebbe comunque. Partire leggeri, poi nel senso al massimo le cose si acquistano a lungo andare o, o se si fa mandare, no. bisogna partire, bisognerebbe partire leggeri, soprattutto con un, per un cammino, anche se da un lato è stata una sorta di appunto, proprio purificazione anche da quel punto di vista, eh? quello, quello senz'altro. vogliamo parlare ecco del eh, percorso proprio sulla via franchigena che tipo di percorso è e, e che cosa ti, ti, ti dona ti regala percorrerlo allora io vi ripeto sono partito da pavia eh, e sono andato fino, fino a bologna eh, da lì poi sono stato raccattato per andare a questo ritiro in Toscana. Dal ritiro in Toscana, che era in un luogo abbastanza sperduto, ho cercato di farmi portare eh, in, un, in un punto che passasse sulla via Francigena, anche se erano comunque tutti paesini eh, sperduti. E eh, un po' a caso sono, sono riuscito ad arrivare in Umbria. Da lì. Eh, sono, ho, ho fatto il pezzo di cammino e, um, avrei voluto farlo un po' più, un po più lungo all'inizio ero anche molto lanciato eh, addirittura magari di camminare per tutta l'Italia però ecco, eh, non l'ho fatto poi essenzialmente per due motivi uno l'allenamento perché non avevo mai fatto nessun tipo di cammino due perché comunque a luglio fa tanto caldo e, e, e faceva tanto caldo quindi è andata è andata bene così e poi vabbè insomma faceva, faceva tanto caldo quindi ho fatto appunto da un paesino in Umbria fino a Roma e quindi principalmente si può dire che mi sono concentrato sulla parte del Lazio e e quello che, che ti dà il camminare sulla via francigena è um, una sorta di, uh, a parte una lezione continua, ma una sorta di, um, di calma e concentrazione su te stesso e uh, approccio del tempo che uh, normalmente non hai e ti sembra quasi veramente ingiusto non, a, non averlo. E, eh, sì. e poi soprattutto ti fa per forza di cose anche ti insegna a svegliarti presto e, e vivere due ore della giornata che sono quelle che vanno dalle 6 alle 8 che sono, merav che sono meravigliose eh, purtroppo se vi piace dormire come me non sono due orari che, che vivrete spesso ma anche se lavorate, attenzione non c'è, nel senso perché se le vivete perché vi dovete alzare per andare a lavorare, non, non, è, la, non è la stessa cosa. Però, se poi il cammino ti, ti insegna appunto che devi svegliarti presto, eh, camminare quello lì. Perché sono le più fresche più che altro. no E quindi ti porti avanti e cammini col fresco. E in quelle ore lì c'è un'atmosfera, un un'energia, un silenzio. Ehm, e senti una carica che nel resto delle ore della giornata non senti e quindi mh, ti da ti avvicina al, all'essenza ti fa anche mh, essere felice veramente con poco con le cose banali poi una volta che finisce il cammino piano piano uno torna alle abitudini sue però comunque porta dietro una grande lezione infatti non vedo l'ora di, di farne anche un altro di un altro tipo adesso vabbè sono molto impegnato con con il libro e, e, e altre cose però comunque cavoli sì e poi ecco eh, tieni conto Fabio che dopo in Puglia dopo tutte queste, esperienze, queste due esperienze del ritiro del cammino in Puglia ho affrontato la, la stagione la piena stagione con eh, turisti, mica turisti, cose, casino, robe, no? E, e veramente eh, spesso ridevano di una cosa tutti quanti. Che poteva esserci anche la, il momento di stress più totale, di casino più totale, ma io ero sempre lì, che andavo al mio ritmo tranquillo. E facevo le cose che dovevo fare senza, senza mai un attimo perdere, diciamo, la calma, no? E sono convinto che per averlo affrontato, aver affrontato una cosa del genere, e averla presa in questa maniera è stato totalmente grazie, sicuramente, ai giorni di tiro, ma anche e mm. soprattutto al, al cammino. No, magari qualcuno si starà chiedendo eh, che, che cosa mangiavi, dove dormivi, quindi diciamo la parte proprio pratica di queste giornate. Ma ehm, Sul cammino eh, non, lo non lo sapevo, me l'hanno detto poi lo stava facendo, ci sono appunto tanti conventi di, di Suore che per pochi euro ti danno una, una stanza. Eh, se no si incontrano b&b piuttosto che eh, mi è capitato una volta era l'ultima tappa eh, prima di Roma, la storta che è un quartiere periferico abbastanza brutto e lì costava tutto troppo 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 e quindi quella volta lì si è pensato addirittura di dormire accampati da qualche parte perché veramente non valeva la pena poi trovavamo appunto invece dove, dove stare per fortuna poco però essenzialmente questo e invece in Puglia sono stato per due sì sono stato per la fine un mese e mezzo in una casa senza senza luce e, e con acqua e con acqua fredda era un appartamento molto improvvisato molto spartano per assurdo, ho fatto vita più spartana lì che sul cammino quasi. E però, ecco, non entro tanto nei dettagli e perché è stata una cosa piuttosto folle che mi è piaciuta, che mi ha divertito anche tanto. Perché poi, alla fine, mh, il periodo estivo ti porta anche a vivere con poco e, e vivere semplice, poi. Quando iniziava a arrivare settembre magari un po' le temperature si abbassavano e era già più complicato eh, stare in quella, in quella casa lì. Però è stata una cosa che neanche io so come ho fatto e, e quando me lo chiedo e la risposta che mi do è che proprio avevo una voglia di vita incredibile, una voglia di lasciarmi andare, affidarmi totalmente alle correnti Incredibile, perché comunque mi erano, mi erano mi erano a me, ma anche a voi. Stati rubati due mesi di vita, due mesi di vita. Sì, dentro casa tua, quindi una prigionia dorata, si può dire, con Netflix e tutte queste cose belle. E... Però erano due mesi sulla ruota del criceto. Avete presente il criceto come vive, no? Era, alla fine era così. Due mesi di non vita. E quindi in quei due mesi di viaggio io volevo riacquistare più vita possibile costi qualche costi. Se non lo facevo in quel momento non l'avrei più fatto dopo, non avrei più avuto le forze di farlo dopo e sono contento di, di averlo fatto, di essermi lanciato. Infine, se vuoi parlarci anche de della tua attività, eh, dicevamo prima videomaker eh, di che cosa ti occupi. Eh, tra l'altro ah. ho visto sulla tua pagina Facebook, hai messo anche dei, eh, dei documenti no, relativi anche a questo viaggio: documenti intendo video. Sì, sì, sì. Allora, beh, videomaker è una parola grossa, perché appunto ehm, come vi dicevo, eh, questa esperienza. Questo cambio di vita a me ha fatto scoprire veramente nuovi interessi, nuovi stimoli. No? E una di queste, sicuramente la più grande, che poi mi ha portato anche a collaborare con me più, eccetera, sono eh, i video, i racconti, il, il condividere sul web in, in un'altra maniera, le cose con le persone. Quindi, le interviste, eh, incominciai a fare interviste e, su streamyard e, però poi ecco mi sembrava di ridurmi a troppo poco e quindi incominciai a fare video un po' di tutto eh, quindi io ho un canale su youtube dove metto i miei video dove ci sono anche tutti i video del viaggio che ho filmato tutto il viaggio eh, quindi mh, metto anche i miei video di, di viaggi, di, di gite, di cose piuttosto che. E, e poi ho iniziato a collaborare con una, con una web TV dove ho fatto un, un, un programma eh, dove andavo appunto a intervistare persone che avessero una, una storia particolare no, da, da raccontare, un qualcosa da condividere un po come fai tu Fabio no però tramite montato su un video e, e quello quindi quella è il mio è il mio la mia parte il mio mondo di montaggio video e poi c'è quella comunque delle interviste perché su su Grand zero channel faccio interviste su streamyard su su mai più invece vado appunto sempre dal vivo a conoscere le persone, facciamo l'intervista dal vivo, poi in quel caso lì, per fortuna, c'è il bonnello a fare il montaggio, però ecco un po' di, di tutto di più e spero possa sempre più crescere anche questa cosa. Perché oltre a eh, ho scoperto che oltre a dedicarmi magari a a fare attività a trasmettere le, le mie le, le arti che a me fanno stare bene alle persone più fragili ho scoperto che c'è anche questa parte qua del che che mi piace andare a scoprire e, e persone e creare contenuti di, di questo tipo Bene, allora direi che ci rimane da dire dove si trova questo libro vada come vada per rivivere, anzi per vivere con te le emozioni di questo viaggio Eccolo qua tra l'altro ce l'ho qua e Il libro lo si può trovare su um, il sito della casa editrice GDS oppure su, anche su Amazon eh, eh, però a breve sarà disponibile anche eh, su tutte su vari store e librerie quindi potrete ordinarlo anche in libreria, eh, come, in libreria come la Mondadora e la Feltrinelli ma anche sui vari store online ibs e, e eccetera ibs google play store eh, amazon appunto e, e tanti altri che un po' conosciamo bene o male quasi dappertutto e, um, si sta pensando si sta valutando appunto di poterlo rendere disponibile anche su Macro Librarsi. a me piacerebbe tanto perché è anche un, un sito dove ci sono tanti autori interessanti che penso anche che sono passati di qua e anche si sta valutando di renderlo disponibile su mypure.com con anche l'audiolibro e la voce di Nello, poi, comunque, adesso farò le presentazioni. Ovviamente, più che altro saranno a, a Pavia. però se chi sta seguendo, magari farà qualche fiera, qualche cosa, non sarebbe male anche, magari presentarlo al No Power a Day. E, insomma, se qualcuno fosse interessato, mi contatti senza problemi. O se no, se qualcuno, appunto, ci sono tanti che. Eh, preferiscono farselo spedire io faccio tranquillamente anche le, le spedizioni se uno dovesse avere problemi su internet comunque in generale eh, insomma non credo lo potete trovare su, su questi siti casa editrice gds benissimo allora grazie davvero a francesco tessarolo eh, davvero un bello spaccato ci hai dato di questa tua esperienza molto empatico grazie e a presto Fabio grazie, per me è stato davvero un piacere essere qua a Border Nights perché è uno dei canali più interessanti e tu sei veramente una persona molto gentile e grazie per questo spazio e spero di, di conoscerti anche presto. Anche per me è un grande piacere, grazie e a presto, grazie. Ciao a tutti.